I promessi sposi, prima parte, capitolo primo. Don Abbondio, prete del paese, viene minacciato dai due bravi di Don Rodrigo, signorotto locale, affinché non celebri il matrimonio tra Renzo e Lucia. Capitolo secondo. A casa di Don Abbondio arriva Renzo per fissare l'orario del matrimonio. Ma il prete tergiversa e Renzo se ne va arrabbiato. Renzo, però, si ferma a parlare con Perpetua, serva di Don Abbondio, e viene a sapere delle minacce di Don Rodrigo. Capitolo quarto. È presente un flashback. Ritorno all'indietro nel tempo della narrazione, in cui si racconta la storia di Fra Cristoforo. Il suo vero nome era Ludovico, giovane figlio di un ricco mercante. Dopo aver ucciso in duello un nobile, con la conseguente morte anche del suo servo Cristoforo, assume tale nome e diventa frate. Capitolo quinto. Terminato il flashback, si torna al presente. Fra Cristoforo giunge alla casa di Lucia, dove sono presenti anche sua madre Agnese e Renzo. Fra Cristoforo decide di affrontare direttamente Don Rodrigo e si reca nel suo palazzotto. Capitolo sesto. Terminato il banchetto in cui sono presenti anche il cugino di Don Rodrigo, il conte Attilio, con cui Don Rodrigo ha fatto la scommessa che prevedeva di impedire il matrimonio di Lucia e di Renzo, e il podestà, sindaco del paese, Don Rodrigo e Fra Cristoforo hanno un colloquio che si conclude con la cacciata di Fra Cristoforo, che predice a Don Rodrigo il castigo: verrà un giorno. Capitolo settimo. I protagonisti decidono di lasciare il paese con l'aiuto di Fra Cristoforo. Lucia e Agnese andranno a Monza, Renzo a Milano. Capitolo ottavo. Renzo e Lucia tentano di celebrare il matrimonio, penetrando di nascosto nella casa di Don Abbondio, con la complicità di Agnese, che distrae Perpetua. Come testimoni sono presenti due fratelli, Tonio e Gervaso. Il matrimonio fallisce, ma comunque permette a Lucia di salvarsi dal tentativo di rapimento operato dai bravi di Don Rodrigo, guidati dal Griso. Nel finale, Renzo, Lucia e Agnese attraversano il fiume Adda. Addio ai monti di Lucia.